Salve ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Zelda Breath of the Wild. Vi manda un saluto Link e Patrinox. Con questo video ragazzi daremo inizio alle nostre sfide dei sacrari. Quali sono le sfide sacrali? Le sfide sacrali sono quelle missioni che al suo completamento vi porteranno a sbloccare un determinato sacrario presente nel regno di Hyrule. E per iniziare, ovviamente, inizieremo dalla sfida ai sacrari che si chiama la sfera rubata, dato che siete stati in tanti a chiedermi questo video e quindi oggi finalmente avrete il video. Per poter dare inizio a questa sfida, dobbiamo aver completato le 9 mini sfide presenti nel villaggio Calvarico. Quindi, chi ci sblocca questa missione? Ce la sblocca Paia, che ovviamente si trova nel villaggio Calvarico. E quindi dobbiamo andare a parlare con lei, che si trova all'interno della casa di Impa. E che sacrario ci sbloccherà? Ci sbloccherà il sacrario di Rana Rocky. Quindi iniziamo, dobbiamo recuperare una sfera che è stata rubata, che si trovava all'interno della casa di Impa. Quindi iniziamo, ricordatevi che io mi trovo nel villaggio Calvarico. E ci sbloccherà il sacrario che si trova in questa zona qua. In questo punto qua. Quindi entriamo. Come vedete c'è Paglia che sta piangendo e daremo inizio a questa sfida. Parliamo con lei. Maestro Link, appena distolto lo sguardo per un attimo, cosa posso fare adesso? Che è successo? La sfera. Hanno rubato la sfera. Proprio adesso che ero finalmente riuscita a comprendere il suo segreto. La protezione degli antenati sarà concessa al prescelto della sfera. Secondo Paia, questo prescelto della sfera sei proprio tu. Così ho passato la notte a studiare il mistero della sfera, senza chiudere occhio. E ho concluso che questa protezione degli antenati si riferisce a un sacrario ancestrale. Sì, proprio come quello che sovrasta il villaggio. E la sfera deve essere la chiave che apre quel sacrario. Proprio quando volevo dirti tutto ciò, è capitata questa disgrazia. Non facevo altro che lucidare la sfera da mattina a sera, senza sosta. La tenevo d'occhio tutto il giorno. Chi l'ha rubata deve essersi indubbiamente intrufolato in piena notte. Il fatto è che nessun estraneo ha il permesso di entrare qui. E nessuno di questo villaggio oserebbe mai compiere un atto simile, almeno spero. Ed ecco che dà inizio alla nostra sfida, che è ovviamente la sfera rubata. Qualcuno con cattive intenzioni si è intrufolato in questo luogo sacro. L'importante è che la nonna stia bene, ma ho tanta paura. Link, Paia ha tanta paura. I ladri potrebbero essere ancora da queste parti. Se puoi, resta con lei per un po'. Maestro Link, non so come ringraziarvi per avermi fatto compagnia tutto il giorno. Ora sento di avere anche io il coraggio di affrontare i ladri. Non posso stare a piangere tutto il tempo. Ho chiesto anche a Dorian e Vogado, ma hanno detto di non aver visto nessuno, a parte gli abitanti del villaggio. Cercherò di ricordare tutto quello che è successo la notte in cui è stata rubata la sfera. Comunque, il colpevole potrebbe essere ancora nei paraggi. Se vedete dei movimenti sospetti durante la notte, mi raccomando, non vi avvicinate troppo. Perfetto, quindi ragazzi, la nostra, come abbiamo visto, la nostra sfida è iniziata e sappiamo che è stata rubata la sfera che si trovava proprio all'interno della casa di Impa, come vi stavo dicendo a inizio video. La cosa è semplice. Dobbiamo aspettare che arrivi la notte, quindi bivacchiamo fino a sera, non si sa mai. Già, sono le 9 e dovremmo aspettare, se non mi sbaglio, verso mezzanotte. Si dovrebbe vedere già qualche movimento strano. Quindi aspetteremo. Intanto io mi metterò qua dentro di nascosto. Resterò qui e aspetterò qualche movimento strano. Ecco che il nostro bersaglio già si sta muovendo. Quindi seguiamolo, perché
Dovete sapere che è proprio una guardia che sta alla casa di Impa che ha rubato la sfera. Quindi dobbiamo seguirla senza che ci scopra. Dovete stare attenti che non vi veda. Di questo passo arriveremo, che già è l'alba, dove dobbiamo arrivare. La cosa è molto semplice, ovviamente, seguirla e stare a... Non so... E stare a distanza, volevo dire, che giusto si è fermato, mi ha fatto paura. Ah, ok, andiamo. Eccola, si è messa anche a correre. Vediamo un po', piano. Ecco che sta salendo. Andiamo piano piano. Mi sembra che qui si ferma, se non mi sbaglio, qui alla curva, no? Adesso non lo vedo, dove cavolo? Ah, è lassù, ok. Pensavo che si era fermato. Dai, che stiamo arrivando. Meglio abbassarsi. Dai. Ecco, perfetto. Andiamo piano. Dai, che stiamo quasi arrivando. Perfetto, si è messa anche a piovere adesso. Ci mancava anche questa. Oh, ma no, che non mi veda. Dai. Dai, muoviti. Ok, adesso anche se mi vede non ci dovrebbe essere nessun, non ci dovrebbe essere nessun problema, anche se mi vede in questo momento. Ed eccoci. Lo so che sei là, esci fuori, non nasconderti. Sono qui, non c'è bisogno di gridare. Siete stati voi a rubare la sfera. Oh, che paura mi fai. Allora questa sfera è davvero così importante per il vostro villaggio? Perché l'avete rubata? Mi sorprendi con questa domanda. Dorian, proprio tu che hai abbandonato la nostra banda. Ah, tra l'altro Dorian era uno del clan Giga. Sai meglio di tutti cosa significa una scelta del genere, però devo ammettere che hai fatto un ottimo lavoro fino all'ultimo. Ma penserò dopo a sistemarti. Prima di tutto, annienterò questo spadaccino che ama nascondersi. Ok, dovremmo affrontare. Prendiamo un'arma. Dai, vieni qua. Vieni qua. Dai. Avvicinati. Ho qualcosa per te. Dai! Ma che sei matto! E che sei? Ah, meglio curarsi. L'ho preso tanto alla leggera, quasi mi uccide. Dai, mangiati questo. Madonna! Se non lo eliminiamo, chissà cosa potrebbe fare agli abitanti del villaggio. Tranquillo, tranquillo, lo faccio fuori io. Dai. Vieni, vieni. Dai, attaccami. Dai. Toh. Dai. Muori. Oh, ma hai stufato. Ma muori!
Oh. Mi stavano seguendo e non mi sono accorto di niente. Tutto quello che è successo è colpa mia. A questo punto non c'è motivo di nasconderlo. In passato facevo parte della banda degli Giga, ma poi ho incontrato mia moglie e sono nate le mie figlie. Così ho deciso di lasciare l'organizzazione. E per questo mia moglie ha perso la vita. Per evitare che continuassero a ritorcersi contro la mia famiglia, ho sfruttato la mia posizione di guardia per... Insomma, ho passato loro informazioni su di te e sul villaggio, ma poi ho deciso di darci un taglio. Ho pensato di poter proteggere da solo le mie bambine. Ma quella è gente orribile, se la sono presa anche con Impa e Paia. Già lo saprai, ma questa sfera è una chiave in grado di rivelare un sacrario ancestrale. Noi non siamo riusciti a usarla, ma tu sicuramente. L'unico desiderio di Paia e anche il nostro è quello di esserti d'aiuto. Ora è tempo di riporre la sfera sul suo piedistallo. Perfetto, quindi adesso prendiamo la sfera e la dobbiamo lasciare ovviamente qui. Ed ecco che apparirà il nostro sacrario. Come vedete, il sacrario di Rana Rocky. Perfetto. Oh, un sacrario! Allora la sfera era davvero la chiave per accedere al sacrario. Maestro Link, scusa la sfrontatezza, ma ti prego di mantenere il segreto su ciò che è successo. Non voglio far soffrire ulteriormente le mie innocenti bambine, Coco e Prisca. So che non basta a espiare le mie colpe, ma da oggi in poi proteggerò il villaggio e la mia famiglia a costo della vita. Ed ecco che la nostra sfida è conclusa. E adesso andiamo a vedere cosa ci darà questo sacrario. Entriamo. Ok, benedizione di Rana Rocky. Ovviamente non c'è da fare tanto qua dentro, c'è solamente da aprire lo scrigno, non so cosa conterrà. Ah, uno spadone dell'intuizione, buono, perfetto. Ah, tra l'altro ho la borsa piena, vediamo che c'è un fusaio, posso buttare la torcia, tanto to. Ed eccola qua, il nostro spadone, perfetto. Andiamo a parlare con il monaco. Perfetto, ci ha dato il nostro emblema del trionfo e adesso usciamo. Quindi ragazzi, sotto una pioggia torrenziale si conclude questo primo video di questa serie sulle sfide dei sacrari, che se non mi sbaglio sono 42 o 43, se non erro. E se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi. Vi manda un arrivederci Link, Patrinox e ci vediamo al prossimo video. Adios!